Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, Signore. Abbiamo ascoltato delle pagine veramente straordinarie, stupende, che meriterebbero lunghe meditazioni. Cercheremo di farle brevi cogliendo negli aspetti essenziali. Nella prima lettura stiamo assistendo alle ultime tappe, fasi dell'esodo di Israele. Momenti di panico, perché il faraone si pente della decisione di far partire Israele e arringa tutto quanto l'esercito per scatenarsi contro Israele. Panico generalizzato, paura, lasciamo perdere, torniamo in Egitto, era meglio così. Adesso solo Mosè dice: tranquilli, non abbiate paura, siate forti e vedrete la salvezza del Signore, il quale oggi agirà, perché gli egiziani che voi oggi vedete non li rivedrete mai più. E questo accade veramente così nelle circostanze di vita. Dobbiamo ben ricordare questo stile dell'agire di Dio, perché sembra che il demonio abbia uno strapotere invincibile. In realtà Dio gli dà l'illusione di vincere, per umiliare lui e per esercitare la nostra fede. Qui c'è il popolo di Israele, che è la voce della volontà umana, che vacilla. Dice: qui sta scatenando l'inferno, scendiamo a patti, non facciamo troppo, non esageriamo. E poi c'è la voce della fede e della volontà divina, che è quella di Mosè, che capisce che tutto quell'apparente scatenarsi del finimondo, che dovrebbe comportare la disfatta, in realtà non è altro che una preparazione per una sconfitta più sonora. Vi assicuro che se impariamo ad applicarlo bene nelle circostanze della nostra vita, la nostra vita impenna. E anche da come reagiamo a queste cose, a mio avviso, è segno di quanto siamo uniti alla volontà divina e quanto invece ancora no. Perché noi siamo sempre sotto la promessa di San Paolo, che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Attenzione, la cosa fondamentale è di coloro che amano Dio. Quindi se io vivo in comunione con Dio e in grazia, non posso pensare che anche l'azione eventuale del male che si scateni intorno a me sfugga al controllo dell'Altissimo e sia da Lui sempre, come dire, trasformabile in fonte di bene. Sempre, senza nessuna eccezione. Il Vangelo di oggi, ecco, questo è, gli interpreti qui vacillano un po'. Gesù fa l'esempio di Giona, di nuovo sta parlando contro i suoi scribi e farisei contemporanei, che saranno messi in testa che volevano un segno. No, Gesù parla di Giona profeta, dicendo che in relazione a questi due segni avrebbe dato. Primo, la predicazione, perché Gesù che parla era un grande segno, e mentre quelli di Ninive si convertirono alla predicazione di Giona, i suoi contemporanei no. Poi parla di Salomone, un episodio narrato nel libro dei Re, la regina del sud che quando seppe della fame e della sapienza di Salomone si è partita dall'altra parte del mondo per andare a sentire una sua predica, senza aereo, senza frecce rosse e senza niente, ecco. E dice: invece io sono venuto in mezzo a voi e sono un po' più grande di Salomone. Poi vedremo che significa. E poi però parla di Giona e dell'episodio. Voi sapete che Giona, buttato a mare perché stava facendo il contrario alla volontà di Dio, si è scatenato al finimondo, lo buttano a mare, rimane nel ventre della balena 3 giorni e 3 notti, che poi lo rivomita esattamente dove Dio gli aveva detto di andare, cioè sulle sponde di Ninive, dove lui stesso era andato. Gesù prende questo episodio e lo applica tipologicamente, questa è proprio la tesi dottorale, questa è proprio una tipica tipologia biblica, a sé. Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra, dice, però così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra. C'è stato il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra? No, perché nel ventre della terra c'è stato una notte sicuro, poi mezzo pomeriggio di venerdì, la notte di venerdì, tutta la giornata di sabato, ma non si è fatta manco tutta la notte di sabato, perché l'aurora di domenica è già risorto. Quindi
Allora, problema. Ha mentito Gesù? Può mentire Gesù? Se sono sbagliati quelli che hanno scritto il Vangelo? E che è successo? E come mai è tornato prima? Qui c'è il punto interrogativo. Voi sapete che c'è una pia credenza, la chiamiamo così, insomma, perché essendo io sacerdote, stando facendo un'omelia, ma c'è una pia credenza che io ritengo privatamente ultra attendibile che quest'anticipo sia dipeso dalle preghiere ardentissime della Divina Maria, che sono state talmente forti, questo è un grande mistero, un grandissimo mistero, da anticipare i tempi della risurrezione. Questo pone anche, sentivo un'omelia l'altro giorno di un sacerdote, noi abbiamo nella testa un'idea teologica, tra l'altro molto fondata, che Dio non cambia mai idea. E questa in qualche modo deve essere vera, tra l'altro. Ma abbiamo tutti quanti gli episodi che uno sente nella Bibbia, cioè antropomorficamente descritti come Dio si pentì del male e non lo faccio più. Dio si pentì, Dio si pentì, Dio si pente. Cioè è un modo, diciamo così, antropomorfico per dire che anche quello che in Dio in qualche modo è stabilito, perché lo è soggetto alle, come dire, vicissitudini dell'esercizio dell'umana libertà. Perché ci sono alcune cose, in Dio ci sono due cose, dei decreti immutabili e assoluti, quelli non si toccano, non ci stanno. Qui sarebbe interessante, però, apriamo, se intervenisse la Madonna pure su questi, però non possiamo entrare in questo mondo. Ma ce ne sono altri che non sono assolutamente immutabili, ma che hanno questa margine di flessibilità. E qui comprendiamo quanto noi possiamo incidere sulle cose. E tanto. E se uno studia anche un pochettino bene la storia e le vicende, si accorge che questo è così. Ecco, quindi questo non soltanto esalta dentro quella pia credenza, chiaramente è anche esaltata la grandezza straordinaria della Madonna e anche la forza unica che le sue preghiere hanno preso il cuore di Gesù. Cioè, io dico sempre che dinanzi alla Divina Maria è un'espressione chiaramente anche questa antropomorfica e non irriverente, ma che casomai esalta il mistero dell'amore di Dio, ma Dio dinanzi alla Madonna sembra quasi che non capisca più niente, nel senso che, ecco, cioè, che pur di accontentarla in questo senso, per quanto è il suo amore verso di lei e quanto è l'amore di lei verso di lui, e fa follie, abbiamo nella Sacra Scrittura, dato certo, San Giovanni quando si parla delle nozze di Cana, Gesù risponde alla madre, dice, oh, non è ancora giunta la mia ora, e quella, gli interpreti fanno un sacco di cose, ma era l'ora dei fare miracoli, perché era appena uscito, cioè ancora non aveva proprio ben iniziato, ben, cioè, e ci ha avuto la primizia perché è intervenuta la Madonna. Domanda, cioè, a quello che Gesù descrive, il primo miracolo sarebbe stato un altro, d'accordo? Cioè, fammi radunare tutti quanti gli apostoli, poi appena cominciamo ne facciamo uno bello in un altro momento. E no, no, c'è stata la primizia, questo dovrebbe essere un altro. Quindi si aprono gli spiragli non soltanto sulla grandezza della Divina Maria, che non si discute, però questo deve anche far pensare a noi. Perché da un piccolo atto potente che noi possiamo fare, tipo unire una nostra azione alla divina volontà, possono dipendere effetti grossi, d'accordo? Così come dal non farlo i contrari. Quindi questo deve essere sempre oggetto di serena, chiaramente non angosciata, riflessione da parte nostra e dell'acquisizione della certezza di fede, che ci sono delle cose che Dio fa con la nostra libertà. Perché ha voluto fare così, certamente non è obbligato a fare nulla, può fare tutto da solo, senza bisogno di nessuno, ma alcune cose le ha volute, come dire, compiere con la nostra libertà. Pensate a una coppia di sposi che si chiude la vita,
nell'attuale regime di come nascono i figli. Cioè, se chiude la vita, cioè, è chiaro che Dio può fare un miracolo, può nascere, ma i figli non nasceranno. Ne fai due, ce n'erano scritti sei, ma ne sono nati due. Quindi, capite? Se ce n'erano scritti sei e ne sono nati due, vuol dire che di fatto la volontà di Dio non si è perfettamente compiuta, a causa chiaramente della libertà dell'uomo a cui volontariamente Dio aveva subordinato questa sua, capite? Perché la volontà di Dio non può resistere a nessuno. Quindi quello che può mutare a causa della libera volontà degli uomini è perché Dio stesso lo ha, come dire, liberamente, volontariamente, spero di essere chiaro, sottomesso e soggetto alle cause seconde e al loro libero arbitrio. Ecco, quindi questo deve farci sempre riflettere, riflettere anche le parole molto severe che Gesù rivolge ai suoi contemporanei. Cioè, domandano, era volontà di Dio che il popolo di Israele, Gesù era membro del popolo di Israele, la Divina Maria è israelita, San Giuseppe, cioè sono vissuti per un certo tempo vivendo la religione ebraica, Gesù è stato circonciso. Coloro con cui Dio aveva fatto la storia di salvezza. Ma secondo la volontà di Dio che il popolo di Israele agisse in quel modo a Gesù, che si chiudesse in quel modo a Gesù, cioè che erano stati, cioè te l'ha donato come per primo, cioè è sceso in mezzo a loro, capite? Certo che no, certo che no. E questo ha causato il fatto di cui Gesù parla, no? Gli ultimi saranno i primi saranno gli ultimi, cioè di cui parla misteriosamente San Paolo nelle sue profezie delle lettere ai Romani, nel capitolo 9:11. I primi ad essere destinatari del dono non lo hanno accolto, il dono passa in tutto il mondo e ritorna da loro per ultimi. E fino a quando non ci sarà la conversione di Israele, questa è profezia di San Paolo, state tranquilli che la fine del mondo non arriva. Non ci sarà. Tutti quelli che dicono c'è la fine del mondo, io dico sempre, dove sta la conversione in massa di Israele? Non c'è, allora possiamo stare tranquilli, non ci sarà nessuna fine del mondo fino a quel momento. I due capitoli delle lettere Romani, no? Era volontà di Gesù che il traditore fosse uno dei dodici, uno che mai ha mangiato e bevuto con lui. Capite? Sono situazioni però che ci danno molto da meditare. Noi durante questa messa dobbiamo con umiltà, d'accordo? Sapendo che siamo capaci di tutto, se il Signore ci toglie la mano dalla testa. Quindi con questa premessa, però, dobbiamo promettere a Gesù che noi no, che noi saremo sempre fedeli, noi cercheremo di fare quello che Lui vuole, noi cercheremo di fidarci di Lui anche quando le cose sembrano andare tutte storte, credendo fermamente che la sua mano è sempre in azione. Noi non sprecheremo le sue grazie, noi non sprecheremo i suoi doni, cercheremo di corrispondergli al 100%. Perché tutto quello che lui vuole da noi e in noi possa compiersi in pienezza e senza ostacoli. Chiediamo alla Divina Maria, che tanto ci ama e che tanto può sul cuore di Dio, che ci aiuti sempre e in tutto in questo. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.